Insomma, Angelo, mi parlasti di quel tuo libro, dell'ultimo libro, stavi lavorando a un libro, non ricordo Sì, bene. ma poi l'hai letto? Ho Che ne iniziato. avevo mai. Sì, sinceramente mi aspettavo una dedica dentro, eh. Comunque. Vabbè, quella quando ci vediamo te la posso mettere, anche se tutto sommato mi imbarazza sempre un po' mettere la firma sul mio libro e mettere anche la dedica. Mi sembra una cosa così strana che alle volte mi manca il fiato quando qualcuno me la chiede. Sinceramente, l'ho preso in mano ieri. Ho L'hai sfogliato iniziato a rapidamente leggere l'introduzione. perché sono più di 1.000 pagine, Ma chi te come l'ha avrai. fatta la prefazione? La prefazione me l'ha fatta Arturo Fraschetti, professor Arturo Fraschetti, titolare della cattedra di biologia all'Università di Como. Wow. Bisognerebbe intervistarlo comunque, sarebbe bello, cioè, Credo di sì, potrebbe. magari una di queste sere lo invitiamo. No, perché il paragone, cioè io ho letto appunto nella prefazione del paragone, cioè lo scenario politico mondiale attuale paragonato allo stato dell'acqua. Dell'acqua? Paradossale, cioè dell'aria, scusa, dell'aria volevo dire. Sì, ma anche dell'acqua, tutto sommato. E naturalmente entra in gioco anche l'acqua, però E quanto tempo ci hai messo? Sai, perché insomma io ho visto sono 232 pagine, cioè un libro di un l'ho tomo. cominciato a scrivere quando facevo il secondo anno all'università. Volevo anche proporlo come tesi, ma il professore di allora mi sconsigliò perché si rese conto che in effetti era un argomento troppo complicato, troppo profondo perché un ragazzo di 20 anni potesse portarlo a compimento. E allora poi è rimasto come un pensiero tutta la vita e ho raccolto osservazioni, ho fatto ricerche. Un po' dappertutto. Ma come, scusami, cioè io poi tra le righe, perché quel poco che ho letto, però insomma già mi sto organizzando, insomma mi piacerebbe concluderlo e poi darti un parere, così personale d'amico. Però il capitolo L'immobilità dell'aria, cioè voglio dire, no, ancora non l'ho letto, no? Però lì nella prefazione si parla di questa teoria Sì, sull'immobilità dell'aria. esatto, c'è un momento in cui l'aria, perlomeno riguardante l'atmosfera terrestre, sta in un momento in cui non viene né inspirata dal pianeta né espirata. C'è un momento in cui l'aria è praticamente ferma, immobile. Non si capisce se l'aria che è appena stata inspirata oppure l'aria che sta per essere espirata. E da qui tutto il sorgere delle stagioni. Perché se tu, ad esempio, consideri che l'estate in realtà sia l'espirazione che il pianeta Terra fa della propria atmosfera, Atmosfera. Potresti comprendere che in effetti c'è un momento in cui fra inspirazione ed espirazione l'aria è immobile. Sì, vabbè, un soggetto, un tema da approfondire perché adesso insomma si entra pure nel filosofico, se non sbaglio, cioè Ma si riallaccia ad sì, antiche. anche certo, perché e poi questa cosa investe tutto. Ad esempio, l'organismo umano che ripete in maniera molto più rapida lo stesso procedimento. In fondo, nel momento in cui noi stiamo parlando fra di noi, magari anche ridendo, del ridere è necessario che noi ci serviamo
dell'espirazione, altrimenti probabilmente ridendo soffocheremmo. Ci sarà sicuramente una relazione poi tra l'ispirazione artistica e l'espirazione Certo, in della. quel caso non è un'ispirazione o una espirazione dell'aria, ma di qualcosa di più sublime, addirittura dell'elemento superiore dell'aria che possiamo considerare luce. L'ispirazione è il momento in cui col nostro organismo inspiriamo luce da che derivano tutto quel fatto della creatività, dell'intuizione, della creazione. Sì, sulla sostanzialità anche dell'aria, perché io nella premessa c'è scritto che discuti anche della composizione dell'aria, quindi voglio dire, il vuoto che ci circonda, di cosa è fatto? Cioè, questo è poi, voglio dire, il tema clou del libro, se ho capito bene. Cioè, che Sì, relazione ha il vuoto? diciamo E si allaccia. c'è quella parte centrale del libro che parla della cosiddetta allegria dell'aria. Perché l'aria non è, può essere un'aria malinconica, un'aria spiritosa, Per esempio. può essere un'aria triste. Come ad esempio noi spesso andando in giro per le strade della città incontriamo persone, si dice proprio così, oh, oggi hai un'aria mesta, hai un'aria triste, oh, che bel viso sorridente oggi, che aria gioiosa, perché esistono come nel silenzio vari tipi di Di aria. aria. E va bene, senti, grazie Angelo, dai, poi avremo modo di approfondire, insomma, magari quando Grazie, avremo. poi mi dici quando l'avrai letto, ti ringrazio molto. Bene, per chi volesse, insomma, informazioni su questo libro, L'assurdità dell'aria, può rivolgersi direttamente all'autore, Angelo Filippo Grazie Iannoni Sebastianini. Gian, a presto. Grazie a te.